sentito la filastrocca della Lisus. Mia nonna si metteva la Lisus. La ricorda sei brutta, triste e sciatta. C'è in ogni nonna un poco di Allimus e forse anche un poco di gatta morta, che non so poi cosa significa. Nell'uomo pure c'è un po' di Allimur, ma forse credo meno. A una magnifica donna per ritrovare del bonheur, l'uomo vuol fare almeno qualcosina. Mia nonna mi sgridava se lasciavo polpa attaccata al seme di Susina per via dello sprecare. Io lo succhiavo, ma ne restava sempre. Ero in difetto, e nonne, e donne, e gente in generale, pareva che volessero un perfetto me che a me, tuttavia, suonava male. Mia nonna si metteva la Lisus. Io mi bevevo un poco di gasus, e forse già sognavo un entrez, nuda sensuale sopra la dormez, che stava chiusa nella sala scura, fra l'alta cristalliera e il serpapiede, che nel pensiero rinnova la paura. Mi insegnarono molti savoir-faire, però nessuno della mia misura. A tutto il mondo un poco dall'Ulus, mi affascina, ma c'è una serratura di cui non ho la chiave. La liseuse sarà finita in qualche cassapanca con tutto quell'inutile ciarpane. Ora sono vecchio e ancora non è stanca la mia voglia di amore, ho ancora fame. Cazzo e Figa e altri amici, vi leggo Sessanale, sottotitolo Cose che capitano. C'è Cazzo che oggi vuol fare il perverso e andare a infilarsi in un buco diverso, e Figa, che sa come dargli una mano, fa svelta a parlare col dirimpettano. Costui sta di solito, se non va a lavorare, rinchiuso in se stesso e non sa cosa fare. Così lei gli dice: ti presento un amico e per farlo entrare fai come ti dico. Però Ano è perplesso, non è il suo mestiere, più che far entrare lui sa fare uscire. Ma Figa è insistente: puoi sempre provare, se poi non ti piace lo mandi a cagare. Ano acconsente, non tanto esaltato, per i soliti usi di buon vicinato. Poi Figa fa a Cazzo: ecco è fatta, stasera fai il giro del retro senza troppa premura. Chiede Cazzo un po' ansioso: quanto devo bussare? Non disturbo davvero? Che gli devo portare? Non disturbi, tranquillo, dice Figa in sussurro. Per presente non so, porta un poco di burro. E così all'ora giusta, tutto quanto azzimato, Cazzo bussa alla porta di quel buco imbucato. Ano, che lo aspettava, non sa ancora se aprire. E se poi non va bene, se non sa cosa dire? Ma ormai Cazzo è deciso, gli è venuta la voglia di conoscere Ano, di passare la soglia. In quel posto fa caldo, Cazzo è tutto sudato, anche il burro che è in mano si è ormai tutto squagliato. Cosicché quando Ano si decide ad aprire, Cazzo scivola dentro senza neanche capire. E quel tipo, accidenti, non è male per niente, assomiglia un po' a Figa, ma però più stringente. Se fossero stati sempre amici, da sempre stanno insieme beati, non si annoiano per niente. Poi è tardi, purtroppo è ormai l'ora di andare, ma già Cazzo promette di tornarlo a trovare. Ano, con un sorriso, un abbraccio e un sussurro, torna presto, gli dice: tante grazie del burro.